Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone e oggi andremo a vedere un cubo speciale che non è questo qua, ma è un cubo che ho comprato qualche giorno fa in un negozio cinese. Se mi seguite su Instagram sicuramente avete capito di cosa sto parlando, infatti avevo pubblicato un video, anzi una storia per essere precisi, in cui vi chiedevo se comprare il cubo o meno. Ragazzi, sono in un negozio cinese e guardate un po' cosa c'è qua, Cubi di Rubik. Ebbene sì, che faccio? Ne prendo uno e magari ci faccio una recensione sul canale, così lo provo? Che dite? Fatemelo sapere, lo prendo o non lo prendo? Questo viene 3 euro, questo qua, e questo 6,50 euro. Tra l'altro questo c'è anche il viola, c'ha dei colori strani, potrei essere più tentato. Che dite? Voi mi avete risposto in tantissimi, veramente, scrivendomi anche soprattutto compra quel cubo, compra quell'altro, compra tutti e due, insomma, eravate molto contenti dell'idea e quindi ne ho acquistato uno. Nel negozio erano presenti due cubi, ma quello che ho scelto io è questo qua. Questo ragazzi è un cubo cinese, proprio in tutti i sensi. Vediamo un po' la scatola, com'è fatta. Ci sono un po' di colori a caso, vedete qui c'è l'arancione, qui c'è il verde, qui c'è il viola dove vi mostra il cubo, qui alcuni avvertimenti. Insomma, scatola molto semplice. Sinceramente le preferisco quasi queste scatoline semplici perché almeno non occupano tanto spazio e sono immediate, ecco. Qui c'è scritto cubo magico e non cubo di Rubik, ovviamente, in varie lingue. Tra l'altro notate che c'è scritto appunto no original Rubik's Cube, con la C al posto della K. Vabbè, comunque il senso è quello. Vi indica già che questo non è un cubo originale e vorrei ben vedere. Intanto apriamolo. Niente, comunque l'ho preso perché principalmente costava, tra virgolette, solamente 3 euro. Insomma, mi sembrava una cifra abbastanza abbordabile. Ecco, qui c'è il librettino con avvertenza. Vabbè, molto semplice. Ecco, la ragione per cui l'ho preso sinceramente è perché aveva questo violetto, mentre l'altro cubo su cui ero indeciso aveva colori diciamo standard e poi costava 6,50 euro. Questo l'ho pagato meno della metà e quindi volevo vedere appunto in che ero capitato. Allora, già vi dico che ovviamente mi piace per il viola. Sinceramente il viola non è un colore che si vede spesso nei cubi di Rubik, anzi lo vedo molto raramente. Poi neanche gli sticker, ma proprio la plastica colorata di viola è veramente un evento più unico che raro. Poi c'è anche questo colore, non è proprio rosa, più magenta secondo me. Quindi i colori che mancano sono il giallo, che appunto è sostituito dal viola, e il rosso, che è sostituito da questo magenta. Vediamo subito come va, i primi movimenti. Ragazzi, già il fatto che gira è una cosa positiva, Sinceramente mi aspettavo una specie di, non lo so, blocco di plastica, ecco, difficilissimo da muovere. Invece devo dire che sono rimasto sorpreso già dalle prime rotazioni. Eseguo una tipperm. Ok, l'ho risolta abbastanza tranquillamente usando il finger tricks, quindi con le mie dita, senza utilizzare, di solito si usa la mano, no? Se un cubo non è proprio scorrevole. Mentre questo, devo dire che viaggia. Inoltre, guardate, ma taglia veramente anche tanto, Anche il taglio inverso è ottimo. Vediamo un po' se si può regolare. Wow, ottimo, ci sono anche le viti, come vedete, quindi uno lo può stringere o allentare a seconda delle proprie preferenze. Vediamo come sono fatti anche i pezzi. Direi che sono pezzi abbastanza standard. Sia l'angolo che lo spigolo sono abbastanza di ultima generazione. Il core, come vedete. Magari ecco, l'unica cosa che posso fare è dargli un po' di lube. Userò il DNM, che secondo me ha bisogno di una piccola spinta in quanto a velocità. Una goccia qua. Una goccia qua. Eccolo qua ragazzi, questo è il cubo mischiato e come potete vedere è bellissimo con quel viola lì. Che ne dite? Il magenta un po' meno, non mi piace tantissimo. Però il viola ragazzi, che ci posso fare? Guardate accanto al verde come ci sta bene, bellissimo. Proverò a fare una media di 5, dai, così provo a vedere quanto riesco a fare con questo cubo qua. Questa che vedete adesso è la primissima media che ho fatto con questo cubo cinese al massimo, quindi potete immaginare il mio look ahead che in pratica è pari a nulla, perché appunto non sono abituato a distinguere bene colori diversi da un cubo normale, quindi che ha colori standard bianco, giallo, verde, blu, rosso e arancione, ma appunto il magenta e soprattutto il viola sono un po' un casino, ecco.
Poi ovviamente nonostante questo i finger tricks si riescono ad eseguire abbastanza bene, ma non perfettamente ovviamente, perché da quello che potete immaginare un cubo da 3 euro non potrà mai essere come un cubo da 20-30 euro, ok? Sia per quanto riguarda il taglio, sia per quanto riguarda i lock-up, ma anche e soprattutto per una questione di feeling, ok? Questo cubo da 3 euro è sicuramente un cubo giocattolo, proprio nel vero senso della parola, che magari uno lo prende, impara a risolverlo e poi lo mette lì. Va benissimo anche iniziare con questo, per carità, però secondo me se vi abituate troppo ai colori viola e magenta, secondo me potrebbe essere più difficile poi quando vi dovete adattare agli standard, ok? Quindi quando vedete il giallo poi siete impauriti perché non sapete che colore è. Ripeto che gira abbastanza bene, ecco, per costare solo 3 euro. Poi appunto lo trovate in un negozio così a caso, senza ordinare su internet, senza stare a mattire, se ricaricare la PostePay o una carta di credito qualsiasi. Insomma, resta una valida alternativa per chiunque non ha nessun cubo e ne vuole uno, ecco. Anche solo per svagarsi 2-3 minuti, no? È anche vero che con 3 euro o poco più potreste comprare cubi anche migliori online. Poi da un paio d'anni a questa parte vanno di moda i magneti e fidatevi che tornare indietro ai cubi senza magneti è veramente una cosa spaventosa, è un po' come tornare alla preistoria, ecco. I cubi magnetici sicuramente aiutano parecchio. Ovviamente ragazzi non potevo uscire dal negozio con solamente questo cubo. E allora che succede? Alla cassa, sì, avete capito bene, proprio al momento di pagare vedo un cubo appeso lì. E ovviamente è finito nelle mie mani. Questo è un cubo portachiavi e l'ho pagato alla bellezza di 4 euro. Quindi un euro più di questo per un cubo portachiavi. Però l'ho preso perché mi sembrava molto carino. Tra l'altro qui non è un cubo ragazzi e non è un portachiavi, ma è un elastico per capelli, come dice qua. Anzi no, per cappelli. È un elastico per cappelli. Quindi se andate a giro con un cappello sicuramente questo potrebbe essere un ottimo elastico. Ora non so dove va messo, però loro dicono così. Comunque 4 euro per questa cavolata. No vabbè dai, è bellissimo dai. Ha questo campanilino ragazzi, cioè non potevo non comprarlo, no? Cioè guardate, ma volete mettere col campanellino? Quando mai trovate un cubo con un campanellino appeso? Eh? Me lo dite? Eh? Eh? Questo si può togliere. Ok. Eccolo qua ragazzi. Guardate che carino. Questo che cos'è? Forse è un pulcino? Non so cosa sia. E manda i cuoricini, vedete? Manda dei bacini con cuoricini. E infatti su quest'altra faccia ci sono i cuori, vedete? Mentre qui ci sono le banane, che sicuramente vanno a questo animale che dovrebbe essere una scimmia. Ora non so se è davvero una scimmia, però ci sono le banane, quindi a logica dovrebbe esserlo. E poi guardate là che ganzo ragazzi. Questa è la mia figura preferita. Guardate che bel maialino. E il maialino ha il naso, vedete? Il naso del maialino su questa faccia qua. Guardate, è proprio simpatico questo maialino. Non riesco a capire ancora l'utilità di avere questo campanellino, però è davvero ganzo. Che fai, non lo prende per 4 euro? Boh, oggi ragazzi ho buttato 7 euro. 7 euro in cubi inutili, che fanno veramente schifo. Però vabbè, questa era per farvi capire che non dovete comprare cubi che fanno schifo. O meglio, se avete già cubi buoni, non comprate cubi che fanno schifo. Se non avete nessun cubo, ovviamente, meglio un cubo che zero, quello senz'altro. Cioè, sono senza parole. Che poi ragazzi, non so se capite, ma questo è stickerless, cioè non ci sono gli sticker attaccati, è proprio plastica colorata, ok? La qualità della stampa ovviamente non è perfetta, perché come vedete c'è una sfumatura della banana su quest'altra faccia, anche qui sotto, quindi ci sono ovviamente delle imperfezioni, però vabbè, che potete sperare? Da un cubo da 4 euro, che poi è anche troppo, a dire la verità. Vediamo come gira. Ok, non gira malissimo, ma neanche troppo bene. Non è che ci potete fare speed solving. Proviamo a mettere la faccia del pulcino. No, sarebbe stato grande se l'immagine fosse stata precisa, no? Con gli altri animali, così si poteva fare lo swap, lo scambio di facce e corpo. Al massimo posso scambiare le banane con il naso di maiale, però non ha tanto senso, vedete? Già, proviamo a fare il pattern della scacchiera. Eccolo qua, guardate che bel pattern. È una schifezza. Vabbè ragazzi, detto questo direi di concludere questo video con i cubi pietosi. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, non i cubi, se
questo video in generale, insomma, vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e fatemi sapere in un commento qua sotto se anche voi avete già questo cubo, se avete questo, se avete mai comprato in un negozio cinese. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Guarda che simpatico il maialino, non è simpatico? A me piace troppo.